Sì, ho pochi capelli, ho pochi capelli. Madonna. Cominciamo, dai. Allora, bella a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo episodio della nostra carriera giocatore con Kundispa. Allora, come ben sapete abbiamo la partita contro lo Sporting Lisbona, quindi speriamo davvero di fare un'ottima gara. Mi avete chiesto, non mi ricordo chi, se c'era il Borussia Dortmund nella classifica. E qua, c'è comunque, forse non l'avevate visto voi. Ve lo faccio vedere anche nella classifica del campionato, forse non è tra le primissime posizioni. Borussia Dortmund ha cominciato tra virgolette male, a 9 punti, 13esimo. È più o meno come la realtà, anche se non so adesso bene in che posizione si trovi. Allora andiamo a giocare, non perdiamoci in chiacchiere perché dobbiamo pensare alle nostre cose, le nostre cose che sono molto più importanti, come la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Speriamo davvero di assistere a una bellissima partita. Allora, le maglie direi non metterlo uguali. E la Madonna. Così con la tutta quella gialla. Così, ok. Piove. Che palle. Allora, forza Kun e forza Wolfsburg. Andiamo a battere lo Sporting a Lisbona. Sporting Lisbona Wolfsburg, partita di Champions League, seconda partita del girone. Lo Sporting è primo insieme a noi, poi a 0 punti Celtic e Paris Saint-Germain. Ma il Paris Saint-Germain penso che in questa partita si riprende 3 punti contro il Celtic e quindi ci riaggancia. Però speriamo noi di fare un'ottima gara qui contro lo Sporting. C'è a dire che mi piace giocare in questi stadi perché comunque li ho visitati. 2 anni fa sono stato a Lisbona, li ho visitato sia lo stadio del Benfica, come avevo annunciato nell'episodio della videocarriera, ma anche questo dello Sporting. Allora, non perdiamoci più in chiacchiere, possiamo andare a cominciare. L'arbitro è spagnolo, è Javier Aguilar Ramirez. Cominciamo? Cominciamo, si comincia. A Padin, no. Luis Gustavo, Kundispa, larga per Bannan. Vediamo se la butta in mezzo, il cross. Kundispa prova a volare in cielo. Kundispa ancora per Bannan. La chiede dentro il culo, la palla per lui, Kundispa, il cross dentro! Non ci arriva nessuno, ci arriva Rui Patricio. De Bruyne dentro per il Kun, palla larga. Vediamo se rientra, solita finta. La palla è sul destro! Cosa ha preso Rui Patricio? Prima occasione pericolosa per il Kun. Trattenuto, Kundispa, la palla sul destro! Palla fuori. Montero, Montero! Kraft! Grandissima parata, poi il fuorigioco di Eldon. Addirittura viene ammonito il Kun per un fallo. Non sono entrato neanche in scivolata, cioè era un contrasto normalissimo. Più vicino al rosso, mamma. Guarda. Questo qua è un fallo da rosso. Archeio! Era un archeio fantastica. De Bruyne, col tacco per il Kun, che prova la finta. Sul sinistro, fermato Perisic. La rete di Perisic. Dopo la nostra quasi conclusione, arriva la rete di Perisic al 45esimo, 1-0 Wolfsburg. Rivediamo qua da vicino il Kun, fermato e scivolato, poi Perisic col sinistro, non sbaglia. Finisce il primo tempo, 1-0 Wolfsburg, andiamo alla ripresa sperando di segnare, perché mi piacerebbe segnare. Mi avete consigliato di provare a chiedere il cambio a fine primo tempo in Champions per poi giocare la partita successiva, ma ho deciso di non farlo perché comunque non voglio far capire al mister che magari non ho voglia di giocare. Le mie idee. De Bruyne, vediamo se da dentro al Kun, bella palla. Mezzo a due, ma ancora quelle cazzo di scivolate, mamma mia. Poi rischiano un sacco i difensori. Perisic, dentro per il Kun. Alla lunga, il Kun viene fermato, adesso proverà il cross. Dentro per De Bruyne. Niente da fare. Kundispa, con la punta per De Bruyne. De Bruyne può andare. Il Kun si butta dentro, la palla per lui. Non sbagliare, non sbagliare. No, no, ogni volta che dico non sbagliare lo sbaglio. Focobo, fuori. Il Wolfsburg vince ancora in Champions League. Che squadrona. Andiamo alla seconda partita però, perché noi non siamo riusciti a segnare, ma la cosa più importante per noi è il campionato, perché come ben sapete comunque non ci aggiungono i gol degli obiettivi. Però voglio far bene anche in Champions, quindi dobbiamo riprovarci nella prossima partita, quella contro il Celtic. Questi sono gli obiettivi che ci chiedono per queste 4 partite, cioè 7 punti di valutazione, un gol e almeno il 12% di realizzazione media. Della percentuale di realizzazione, scusate. Gioca Dumbia al nostro posto contro Hertha Berlino. Speriamo che nella prossima il mister ci faccia giocare, nonostante non siamo riusciti a segnare l'ultima. Vediamo, Dumbia segna, attenzione. Dobbiamo stare attenti perché Dumbia e Benteke secondo me potrebbero rubarci il posto in un momento all'altro, quindi occhio a non sbagliare troppe partite. C'è la partita contro il Werder Bremen, se non sbaglio.
E il mister vuole vederci giocare questa volta. Allora, abbiamo gli stessi colori societari. Proviamo a prendere questa maglia contro la... la nera, va bene. Tempo sereno, perfetto. Speriamo bene. Mi avete scritto tantissimi cori, me li avete anche mandati via registrazione su Facebook. Vi ringrazio di cuore. Buona partita a tutti. Forza Kuhn, forza Wolfsburg. Speriamo di segnare. Vamos! Partita di Bundesliga. Werder Bremen Wolfsburg. Speriamo davvero di assistere a una bellissima partita tra queste due compagini bianco-verdi. Davvero, speriamo di assistere a una bella partita perché voglio stupire il mister. Ho paura di perdere il posto contro Dumbia e Benteke, quindi dobbiamo segnare a tutti i costi e farci notare il più possibile. Ecco qua Oscar Cardoso, che è in panchina, l'ex Benfica, attaccante alto 26 metri. Cominciamo! La palla per il Kuhn, bella palla! Può andare uno contro uno. Non sbagliarlo, Non sbagliarlo, Kuhn dispa subito. Avanti il Wolfsburg. Al quarto minuto. L'ho chiamato il gol e l'ho fatto. 1-0 Wolfsburg. Kuhn dispa subito al quarto. Col mancino. Da lì non sbaglia. Kuhn dispa in avanti per De Bruyne. Fallaccio su De Bruyne. Voglio minimo il giallo. Brutto il fallo di... col numero 3. Caldirola, è vero. Arriva il giallo per Caldirola, che ci marcherà lui in questa partita. Kuhn dispa anche in difesa. No, anche in difesa a coprire. Però non corriamo troppo, che poi ci stanchiamo. Occhio qua. No, Peterson, via la palla. Bravo Kraft. E poi Gaudino la prende, anche se poteva farlo uscire. Selke la mette dentro. Brava la nostra difesa. Vai De Bruyne, corriamo. Palla per il Kuhn, posizione regolare. Kuhn dispa per De Bruyne. Kuhn prova il movimento. La palla per lui, lo fallazzo su De Bruyne, lo stanno massacrando di falli. Stavolta l'altro centrale, Prodl. Palla dentro, bravissima la nostra difesa. Poi Knock mette fuori per Kuhn dispa, ma finisce il primo tempo. 1-0 Wolfsburg, grazie alla nostra rete, che dovrebbe essere il quarto centro in Bundesliga quest'anno. Cioè il primo anno che sia in Bundes, quindi per forza il primo anno. Bannan la mette dentro, Kuhn dispa! 2-0! La doppietta! La doppietta del Kuhn, di testa questa volta. Nello scorso episodio avevo detto che era difficile segnare di testa in questo campionato, perché i difensori erano più rocciosi e più forti fisicamente, ma ci siamo riusciti. Ecco qui il gol, in mezzo a due, di testa il Kuhn, non sbaglia. Quinto centro stagionale. Vai dentro, sul secondo palo, la prende Gaudino sul palo. Occhio al sinistro di... Junosovic, una cosa del genere, che comunque segna ed accorcia le distanze. In questo match tutto bianco-verde. 2-1 quindi. Junosovic la mette dentro per il Kuhn, bella palla. Kuhn dispa, può andare uno contro uno. Prova ad andare in fondo, bella numero. La mette dentro De Bruyne. Gol e assist per il Kuhn. Doppiette d'assist. E andiamo a festeggiare con lui. Guardate le capriole. Voilà! 3-1. È grandissimo Kuhn dispa, che con due finte si libera di tre avversari. E poi l'appoggia per De Bruyne, che da lì non può sbagliare. 3-1. Wolfsburg. Lancio per il Kuhn. Fuori regolare. Kuhn dispa. Col esterno destro. Potevo metterla dentro, sinceramente. Stanco il Kuhn. Lorenzen, la parata di Kraft, una sottiletta Superman. Lancia davanti, Kuhn dispa. Può andare, invece no, finisce qua. Ma il Wolfsburg convince ancora una volta. Vinciamo 3-1 contro il Werder Bremen. Doppietta mia e poi il gol di De Bruyne su un altro assist confezionato a noi in questa stagione. È il terzo, se non sbaglio. Un ottimo rendimento. Soltanto 8.1 di valutazione. Purtroppo nel finale è scesa. Allora, c'è la partita contro il Celtic, dove secondo me non ci farà mai giocare, dato che saremo stanchissimi dopo questa partita. Speriamo. Vediamo un attimo. Non ci fa giocare, infatti ci preferisce Dumbia per questo match. Dumbia che non gioca quasi mai, ma gioca a volte le partite di... Non è vero, non gioca le partite di Champions. Le abbiamo giocate due noi su tre. Vediamo come si comportano i nostri. Wolfsburg Celtic 4-1. Dumbia, doppietta di Perisic e Felipe. Ottimo. Dumbia su rigore comunque. Siamo a quota 5 gol e 3 assist. Valutazione media 6.70. Va bene, non siamo messi male. Va benissimo. Partita contro l'Hannover. Il mister non ci fa giocare. Fa giocare ancora Dumbia.
Non mi piace questa cosa, due partite consecutive che non giochiamo. Vediamo, non segna Dumbia, pareggiamo 0-0. Buona notizia. C'è partita di Coppa, giochiamo una partita di Coppa contro il Mainz. Allora, vanno bene queste due maglie, sì, dai, tempo sereno, va benissimo. Possiamo andare a giocare l'ultima partita di questo episodio contro il Mainz. Speriamo di fare una bella figura. Forza Kun e forza Wolfsburg. Vamos. Deutscher Pokal, non lo pronuncerò mai più. Alla Volkswagen Arena, Wolfsburg Mainz. Speriamo davvero ci sia una bellissima partita come l'ultima. Il Wolfsburg schiera in avanti Perisic, Fekstasidis, De Bruyne, Kundispa. Ecco qua inquadrato il belga, il fantasista belga del Wolfsburg, che sta stupendo anche lui in questa partita. L'arbitro è tedesco, è Stefan Schuller. Cominciamo. Polter, Kraft e poi Moritz. Porta in vantaggio il Mainz al 15°. Avanti gli ospiti in questa partita di Coppa. Gaudino per il Kun. Va a saltare il difensore, se ne va con Dispa. Trattenuto ancora il Kun. Fortunato entra in aria. La parata poi De Bruyne. C'è il pareggio. C'è il pareggio. C'è il pareggio del Wolfsburg al 47°. Fortunato e astuto il Kun a passare. Poi sulla respinta del suo tiro segna De Bruyne. Malanda. Kundispa può andare. Kundispa. Può andare il Kun. In aria. Kundispa trattenuto. Calcio in rigore. Ok, ok. Batterà sicuramente De Bruyne. Ah, comunque sono felice di essermi procurato questo calcio in rigore, che sicuramente spero, non voglio dire solo la buffa. Zitto Kun. Zuparic commette il fallo e viene ammonito. Rivediamo la maglia trattenuta, avete visto? Chi è che lo batte De Bruyne? Immaginavo. Vediamo se va la doppietta De Bruyne. Dove vai? Vai a casa tua a prendere la rincorsa. De Bruyne contro Karius. De Bruyne contro Karius. De Bruyne, la finta e poi col centrale. Il portiere era in pieno, l'ha presa. Ottimo. Il 2-1 del Wolfsburg al 58°. Riguardiamo il rigore, guardate, la finta e poi centrale, il portiere non la prende. De Bruyne, la palla per il Kun, posizione regolare. Posizione regolare, che movimento ho fatto? Col destro, col destro. No, no, no. Ma perché tiri di merda? Perché? Perché tiri di merda? Perché? Occhio, occhio, occhio. Non ci credo. Il 2-2 all'87°. Si va ai supplementari. Ti prego, no. Occhio, la palla dentro. Il 3-2 al 92°, 93°, non lo so. Che schifo. Che schifo, delusione pazzesca. Proprio nel finale. La rete di Jingle Bell. Finisce qua. Arriva il fischio dell'arbitro, 3-2 risultato finale. E quindi siamo stati eliminati dalla Coppa. Sembra normale, no? Escono sconfitti da questo match e ovviamente devono dire addio alla Coppa. E infatti. Allora, c'è la partita col Borussia Dortmund. Vediamo se ce la fanno giocare, no? Allora, simula la partita, gioca Dumbia, non segna. E finisce 1-1. Poi c'è la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Quindi si ricomincia il girone. Per le 4 partite abbiamo avuto una valutazione di 8.10. Loro volevano 7.10. Poi volevano un gol, ne abbiamo fatti 2. E il 12% siamo arrivati al 66. Tanta roba. Allora ragazzi, adesso il video è finito. Io vi chiedo come al solito di lasciare un bel mi piace, un bel commento rispondendo alle domande che farò alla fine del video, se ci saranno, ma penso proprio di sì. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete i preferiti, passate il link qui sotto in descrizione per la pagina Facebook, il profilo personale di Facebook, il mio Instagram, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Into the night, I raise my hand.